Il mito racconta che il re padre di Atalanta desiderasse un maschio e quando vide la piccola decise di abbandonarla sul Monte Pelio. Artemide, impietosita, inviò un'orsa che se ne prese cura allattandola e allevandola e qualche tempo dopo la piccola fu trovata da un gruppo di cacciatori che la crebbero. Atalanta divenne un'eroina pari a un uomo quanto a coraggio e capacità di cacciatrice maratoneta. Divenuta adulta, prese come compagno amante Melagro. Entrambi furono famosi in tutta la Grecia, in particolare per la parte che ebbero nella battuta di caccia per la cattura del terribile cinghiale Caledonio. Ella fu la prima a riuscire a ferire la bestia, ma il cinghiale aveva colpito Melagro, che poco dopo morì tra le braccia di lei. Atalanta decise allora di lasciare la sua vita avventurosa e affrontare finalmente il padre per prendere il suo posto come erede al trono. L'eco dell'impresa la rese tanto celebre che il padre infine la riconobbe. Le insistenze del padre affinché Atalanta si sposasse incontrarono però la sua contrarietà. Atalanta, per accontentare il padre, e sicura dei propri mezzi, promise di sposarsi solo con chi l'avesse battuta in una gara di corsa. La posta in gioco era altissima, però. Qualsiasi pretendente che non ne fosse uscito vincitore sarebbe stato ucciso. Le gare si susseguirono l'una dietro l'altra e Atalanta, dai piedi alati, era sempre in testa. Alla fine il goffo Ippomene, che l'amava veramente, decise di partecipare alla gara, anche se probabilmente gli sarebbe costata la vita. Ma la notte prima pregò Afrodite, dea dell'amore, chiedendole aiuto. Ella udì la sua implorazione e gli diede 3 mele d'oro da utilizzare durante la gara. All'inizio della gara Ippomene gettò la prima mela davanti all'Atalanta, che, attratta dalla splendente bellezza, rallentò per raccoglierla. Mentre la rimirava, tenendola in mano, Ippomene riuscì a prendere il controllo della gara. La superficie aurea del frutto rimandò distorta ad Atalanta l'immagine del suo volto. Così sarò da vecchia, pensò. Tuttavia, Atalanta recuperò velocemente la distanza che la separava da Ippomene e, vedendola arrivare allora, il giovane gettò la seconda mela d'oro. Atalanta era concentrata sulla gara, ma si fermò nuovamente per raccogliere il frutto e fu presa dal ricordo di Milagro, il suo amore ormai morto. Nemmeno questo triste pensiero però distrasse Atalanta, che cominciò a correre raggiungendo facilmente il giovane Ippomene. Quando stava per superarlo però, costui lasciò cadere la terza mela d'oro. Fu una frazione di secondo. Atalanta esitò. Cosa fare? Superare il traguardo e vincere la gara? O raccogliere la mela e perdere? Decise allora di raccogliere la mela proprio nel momento in cui Ippomene raggiungeva il traguardo, vincendo in tal modo la gara e ottenendola in moglie.